Buongiorno a tutti e benvenuti su Olympics TV, all for you, tanto prima o poi viene pure tu. Andiamo con i pronostici della prossima di campionato, Bologna-Brescia. Bologna è in fiducia, il Brescia sta giocando bene, però non raccoglie. Però io in questa partita gli do il vantaggio. Cagliari-Parma, Cagliari ha spezzato la serie negativa contro l'Inter, quindi vorrà continuare. Però il Parma fuori casa è pericolosissimo, ma io do il vantaggio al Cagliari. Sassuolo-Roma, la Roma vuole continuare la sua corsa per la Coppa Campione, però il Sassuolo gioca sempre, se la gioca comunque e dovunque. Il vantaggio lo do alla Roma, ma col punto interrogativo. Atalanta-Genoa sulla carta sembra una partita scontata, ma non sarà così perché il Genoa venderà cara la pelle. Do il vantaggio all'Atalanta, però col Genoa che può fare la sorpresa. Lazio Spal, stesso discorso, partita quasi scontata, però la Spal deve dare uno squillo di tromba a far capire che ancora c'è. Quindi vantaggio Lazio, però la Spal si farà sentire. Milan Verona. Milan sta raccogliendo punti, però non è che sta giocando bene. Il Verona invece gioca bene, raccoglie punti, quindi sarà una grande partita. Il Verona se la giocherà fino alla fine. Leggero vantaggio del Milan, però il Verona è pericoloso. Lecce-Torino, Lecce non ha mai vinto in questo campionato. Il Torino vuole interrompere la serie negativa, quindi andrà a Lecce per far sua la partita, ma il Lecce sicuramente venderà cara la pelle. Io vedo un pareggio in questa partita. Udinese-Inter, l'Udinese vuole continuare a fare punti per tirarsi fuori dalle sabbie mobili, però l'Inter si vuole confermare prima della classe e con gli acquisti nuovi sicuramente andrà ad Udine a far sua la partita. Leggero vantaggio dell'Inter. Sampdoria-Napoli. La Samba ha bisogno maledettamente di punti, però il Napoli ha cambiato rotta dopo la qualificazione di Coppa Italia con la Lazio e domenica scorsa ha partecipato a una raccolta fondi per la piantagione di noci perché Opapc è riuscito a fare due buchi nelle noci. Quindi c'è riuscito e il Napoli in questo momento è in fiducia. Ha fatto la raccolta fondi per quelli che non hanno soldi, poverini, hanno bisogno di soldi. Ha dato sti soldi a quei poverini delle noci e quindi andrà a Genova a far sua la partita. Do il vantaggio al Napoli. Con questo concluso, vi rimando alla prossima e come sempre, alle pizze di voi, all for you, tanto prima o poi viene a Poretto, sì, proprio tu. Puoi Omar, state fermo, su alle pizze di voi, è impossibile. Con questo vi saluto e vi rimando alle prossime, arrivederci.